Un grande terrazzo nel palazzo di Erode che dà sulla sala del banchetto. Dei soldati sono appoggiati alla balaustra. Sulla destra un'enorme scalinata, sul fondo a sinistra un'antica cisterna circondata da un muro di bronzo verde, chiaro di luna. Samuele, anche la tua Salomè, quella che vedremo il 14 agosto, ha un grande terrazzo, una terrazza come palcoscenico. Sì, su questo veramente non potevamo essere più fedeli, nel senso che raccogliendo l'invito di Italo Marri e di Isola del Libro abbiamo optato per, come location, per la terrazza dell'hotel Lido, che insomma in effetti è una terrazza vera e propria sul lago, è una terrazza eccezionale, una bellezza straordinaria, pure molto ventilata, visto l'estate che stiamo passando non è un elemento da trascurare. E la sfrutteremo per intero, nel senso che vorremmo appunto disporre tutto il pubblico in una specie di arena circostante e muoverci noi, personaggi, attori, all'interno di questo quadrato di spettatori. E sicuramente l'idea di essere circondati da un pubblico è un modo anche per rappresentare e valorizzare una scenografia naturale, e mettere, diciamo, tutti quanti nella posizione e nella possibilità di vedere al massimo e di godere al massimo, insomma, del lavoro che faremo. Il testo di Wilde è passato attraverso, mi dicevi, una riscrittura? Sì, diciamo che Come tutti i registi e gli autori che si trovano a lavorare in set specific, abbiamo valutato le specificità di uno spazio all'aperto, che naturalmente non è un teatro. E, il lavoro che ho fatto dal primo momento di scrittura è stato dividere questo lungo atto unico che Wilde scrive in 4-5, a seconda di come la vogliamo vedere, quadri e momenti in cui, diciamo, in questo ambiente unico che è già un terrazzo di per sé, dosiamo e amministriamo le vicende di questi personaggi. Naturalmente ci sono delle posizioni da prendere, nel senso che rispetto alla vicenda di Salomè, Wilde è già il secondo/terzo che scrive. Marco e Matteo ne hanno già dato una loro versione all'interno della Bibbia. Wilde prende una strada che è diversa poi rispetto a quella che poi prenderanno altri, ossia chi è il vero responsabile, chi è il Deus Ex Machina rispetto alla decapitazione di Giovanni Battista, è Erodiade che muove Salomè, è Salomè che va incontro a un proprio desiderio. Wilde sceglie di non centrare la colpevolezza nelle mani di Erodiade, non vuole che Salomè, che non a caso è la protagonista del suo dramma, sia un burattino nelle mani di Erodiade. Secondo me è una scelta chiaramente interessante, partendo da questo testo è stata una scelta che mi sono sentito di avallare. Chi meglio di Wilde può indicarci la via? Una riscrittura che è andata avanti e forse è stata anche facilitata dal lavoro con attori che tu conosci in gran parte, con i quali hai già lavorato, che quindi, insomma, ecco, sui quali sapevi già come muoverti. Assolutamente sì, nel senso che con gran parte degli attori abbiamo già avuto una collaborazione, a partire da Maurizio Modesti che interpreta Tigellino, l'ambasciatore romano, che abbiamo insomma condiviso 3 o 4 anni di militanza all'interno di Teatro di Sacco. Insomma, è stato uno dei miei introduttori nel mondo del teatro, Maurizio, quindi è stato molto semplice anche lavorare con lui e pensare e rivestire un personaggio della sua voce, del suo carisma, della sua personalità, del suo corpo. E passando poi per Giordano Agrusta, insomma, che abbiamo avuto un'esperienza molto recente di per il cinema, un film che abbiamo fatto per Dromo Studio, Corsa a Termine, che uscirà a settembre-ottobre, contiamo di mandare in tutti i festival internazionali. Emanuela Faragli allo stesso modo, Daphne Morelli ha lavorato già con me per La Tempesta l'anno scorso, sempre per Isola del Libro. Insomma, un gruppo che ha già un suo rodaggio, immesso poi in una struttura di lavoro che li mette assolutamente al loro agio. Sì, assolutamente è vero. In effetti il ruolo del drammaturgo, il vero drammaturgo sarebbe questo, cioè è colui che prende una sezione, un plot, un testo, qualcosa di esistente e lo taglia e veste gli attori che ha. E a quel punto c'è il lavoro di adeguamento: o gli attori vanno verso il testo o il testo va verso gli attori. Diciamo, ecco, ho cercato di tenere in equilibrio queste due polarità, cercando una fusione un po' in una sezione equilibrata. Ecco.
Il sottotitolo dice A un passo dal tramonto. Il 14 agosto ho visto che il sole tramonterà alle 20:12, quindi dovrebbe coprire l'ultima parte dello spettacolo, però forse non è proprio quello il motivo di questo sottotitolo. Sì, in effetti sì, nel senso che A un passo dal tramonto, nel senso che il tramonto inizierà un passo dalla nostra fine praticamente. A un passo dal tramonto è una suggestione rispetto a questo. Salomè ritrae, la vicenda di Salomè in generale ritrae una corte che si sta affacciando al suo vero e proprio tramonto, nel senso che i principi orientali, nel momento di subentro della restaurazione dell'impero romano secondo Ottaviano e Tiberio suo figlio, erano sostanzialmente a un passo dal tramonto, diventavano da plenipotenziari dell'area a sostanzialmente degli amministratori delegati per conto dei romani. In effetti il vero motore di Erode all'interno di tutta questa vicenda, di questa cena, è diventare per Roma un interlocutore privilegiato in Terra Santa, in Palestina, in Giudea, in Galilea. E naturalmente il problema centrale di Salomè, nella mia visione, in quello che sto cercando di lavorare io, perché sono ancora in prova, è vedere i propri genitori, il proprio patrigno, la propria madre biologica, naturale, sottomessi a un gentile, a un ambasciatore che sostanzialmente li tratta da, come dire, non da reali, non da essere investiti da un potere divino come si sentivano tutte le maestà orientali. Questa è la provocazione, questo è, speriamo che sia il risultato che riusciremo ad ottenere, andare incontro.